di dover... Cerchiamo di essere consapevoli di un fatto fondamentale, che ogni avatar ha una missione da compiere. Fino a quando la missione non sarà adempiuta, essi non lasceranno il loro soggiorno sulla Terra. Quindi, una volta compiuta la missione, essi scompaiono. Questo è tutto. Perché loro sono venuti qui in forma umana con una missione. Questo è ciò che si chiama Lila Jamma. Jamma è la nascita, Lila è il gioco divino. Quindi loro scendono in forma umana con una missione speciale. Lo ripeto, nel momento in cui la missione è compiuta, essi scompaiono. Il prossimo punto è alcuni esempi che conosciamo. Rama venne con la sua missione, Satya e Dharma, verità e giustizia. Dopo aver mostrato la sua missione nella sua stessa vita, alla fine cosa è successo? Egli è uscito dalla scena, sì, si è semplicemente ritirato dalla scena. Tutti i fratelli, tutti. Prendete ad esempio Krishna. Una volta che compiuto la sua missione di diffondere prema, l'amore puro, si è ritirato da questa scena. Prendete ad esempio Shirdi Baba. Shirdi Baba venne qui in quel momento per provocare una sorta di fratellanza tra indù e musulmani e anche l'amore attraverso i suoi miracoli e con la sua personalità, la sua compassione e il suo amore. E dopo che la missione fu compiuta, si è ritirato dal suo corpo. Gesù Cristo, una volta raggiunta la sua missione di sacrificio, amore, dedizione, servizio, ha deciso di lasciare questo corpo. Egli conosceva il giorno della sua crocifissione. Sapeva che tutti i suoi nemici avrebbero assunto la sua vita. Sapeva che stava per essere crocifisso. Egli l'avrebbe risolto dopo aver realizzato il suo programma divino. Rama, Krishna, Gesù, sapete che Buddha è stato avvelenato? Si è lasciato avvelenare perché aveva realizzato il suo programma divino. Ha adempiuto il suo piano divino. Quindi, quello che voglio farvi sapere è che gli avatar scendono sulla Terra, si mischiano tra di noi liberamente con un loro programma divino e continueranno a stare con noi fino a quando i loro compiti non saranno realizzati completamente e poi scompaiono. La stessa cosa è accaduta nel caso di Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Quello che diciamo della sua missione e tutto ciò è solo la nostra immaginazione ed è immaturità a basso costo. Lasciate che vi parli di questo. Cosa ha detto Baba? Alcune persone hanno detto, ed è davvero sciocco, Baba ha lasciato il suo corpo perché sentiva che il suo corpo stava andando in decomposizione e sentiva che il suo corpo era diventato inutile, che non avrebbe servito ad alcuno scopo. Ma che affermazione sciocca è? Ha mai detto il mio corpo sta decadendo? Ha mai detto che il suo corpo è diventato inutile? Per quanto ne sappia io, no, non per mia conoscenza. Egli si sentiva ferito se tu gli chiedevi come stai Swami. Mi ricordo di un accadimento. Venne un grande dottore dall'America e gli chiese: Swami, come stai? Swami disse: sto bene. E chiese di nuovo: come stai? Perché il dottore sa che Swami non stava bene. Sapeva che Swami non stava bene. Swami disse: sto bene. E questo dottore chiese ancora: come stai? E Swami disse: se me lo chiedi di nuovo, ti manderò fuori. Dopotutto, ai vostri occhi, il corpo potrebbe apparire in decomposizione. Dal vostro punto di vista, il corpo potrebbe sembrare inutile.
Ma questo sarà a sua discrezione, sarà lui a decidere per quanto tempo deve continuare, questo è tutto. Non sarà il suo corpo a dirgli cosa deve fare. Cercate di comprendere questo. Il nostro corpo in decomposizione ci porterà alla fine della nostra vita, ma non nel suo caso. Il corpo non lo imporrà, egli comunica al suo corpo, il che significa che egli si ritirerà quando lo deciderà, e questo è tutto. Non in base alle condizioni del corpo, cerchiamo di essere consapevoli di questo. E qualcuno dice anche, sembra secondo quella persona, che abbia detto a che cosa serve questo corpo, non si può fare nulla, è meglio scartare un simile corpo. Ma Swami avrebbe detto questo? Swami ha rinunciato al suo corpo a causa della sua cattiva salute. Questo è il punto, ha scartato il suo corpo per assumere una forma sottile, ma non può esserci peccato più grande di questo, è il peggiore dei crimini che possiamo mai commettere nella nostra vita. Questa è completa sfiducia in Swami. È un totale disprezzo per i suoi insegnamenti. Quindi, secondo voi, avrebbe lasciato il suo corpo perché stava decadendo, si stava decomponendo. Perché? Per trasferirlo ad un corpo sottile? Ma è possibile? Questo è davvero brutto. Significa che Swami stesso prenderà la forma di un corpo sottile. Questo è quello che hanno detto loro. Baba ha detto, come ho già detto nel discorso precedente, che non esiste un corpo sottile. Il corpo sottile termina, muore con la morte, mentre la falsa affermazione di prendere la forma di un corpo sottile dopo aver lasciato il corpo, dopo aver scartato il corpo attuale, pecca di falsità, è totalmente falso. Non possiamo lasciarci trasportare da queste cose. E poi ha anche affermato di essere stato costretto a lasciare il suo corpo a causa di una cattiva salute. È un'ulteriore affermazione folle. Gli fu fatto lasciare prima il suo corpo contro la sua volontà. Ma che affermazione stupida e sporca e idiota. Quindi da un lato egli dirà che è Dio e da un altro lato dirà qualunque cosa accadrà, accadrà. Voi dite che controlla tutto, ma ora dite che ha anche dovuto lasciare il suo corpo abbastanza presto contro la sua volontà. Ma non vi sembra piuttosto vergognoso dire queste cose? È molto triste. Mentre esaminavo queste affermazioni mi sono rattristato. Che riteniamo Baba onnisciente, onnipresente, onnipotente, Dio onnipotente, che controlla tutto per divina volontà. E se dite che ha lasciato il suo corpo contro la sua volontà, ma se tutto accade secondo la sua volontà, come può lasciare il suo corpo contro la sua volontà? Non è contraddittorio? Pensate solo a questo. Nella Bhagavata Vahini, che è la sua composizione scritta dalle sue stesse mani, che cosa ha detto Baba? Egli è il direttore divino. È un burattinaio. Egli farà ballare i burattini, qualcosa di simile ad un regista che dirige gli attori su come recitare sul palco, in cui è sutradhari. È un sutradhari, il direttore divino, il burattinaio. Poi, per favore, seguite questo punto. Swami lo ha detto nella Bhagavata Vahini. La sua volontà guida ed determina ogni singolo momento e gesto. Guida e dirige ogni singolo momento e gesto. Questo è ciò che ha dichiarato nella Bhagavata Vahini. Quindi con quale faccia dite voi che ha lasciato il suo corpo contro la sua volontà perché il corpo stava decadendo? Ma che significato ha? Ma che domanda è? E in Satya Sai Speaks, nell'ottobre 17 2004, cosa dice Baba?
È il regista del gioco cosmico. Baba è il regista del gioco cosmico. Vi dirige. Chi siete voi per dirlo? Egli vi guida. Chi siete voi per guidare lui? Egli è il direttore cosmico. È una rivelazione per tutti noi sapere che tutto accade secondo la sua volontà. E dovrei anche dirvi che in Satyasai Speaks, volume 3, capitolo 4, 5 febbraio 63. Amici miei, 63, molto tempo fa, che cosa ha detto? Il suo ruolo sarà secondo la sua volontà. Questo è tutto. Non potete dire, Swami, questo è il tuo ruolo. Nessuno può dire, immagino che questo ruolo sarà interpretato da te. No. Qualsiasi ruolo o parte che prendo su di me sarà secondo la mia volontà. Questo è ciò che ha detto Swami. E inoltre, non dobbiamo dire che Swami ha deciso di andarsene all'improvviso e che ha deciso di lasciarci. Era molto malato e quindi ha dovuto scartare il suo corpo. Sbagliato, perché Baba nel suo discorso ha detto: ogni passo nella carriera dell'avatar è predeterminato. Tutto è preordinato, tutto è predeterminato. Quando il momento in cui dovrà apparire, il momento in cui avrebbe dovuto scomparire, il momento in cui avrebbe preso un corpo, quando avrebbe dovuto ritirarsi dal corpo, sono tutti momenti predeterminati, è il piano divino, questo è ciò che ha detto Swami. Quindi non possiamo dire è successo all'improvviso. E poi vorrei anche dirvi quanto fosse fiducia, il suo nome rappresenta fiducia, Bhagavan Sri Satyasai Baba. Comprendete quello che ha detto? Il compito, la missione che avrò, che fa, la mia missione avrà successo. Non c'è niente che mi farà tornare indietro. Il compito per il quale sono venuto avrà successo. Non sarà impedito da alcun ostacolo. Non sarà impedito da alcun ostacolo. Significa che nulla avviene lungo il cammino sulla via della sua volontà. Niente può fermarlo. Le cose accadranno come egli ha progettato e come egli ha deciso. E poi ha anche detto: non sarà limitato, non sarà mai rallentato. Vedete? Egli è così sicuro che la sua missione non verrà mai rallentata, non si fermerà mai. E ci riuscirà, procederà. Baba inoltre dice che quando il Signore decide e vuole, il suo sankalpa, la sua volontà, non può essere ostacolata. Quel Vajra Sankalpa è davvero forte, come il diamante, non può succedere nulla. Deve accadere tutto come lui vuole, deve succedere come ha deciso, questo è tutto, questo è ciò che Baba ha detto. E Swami inoltre ha detto: questo corpo è venuto grazie al divino Sankalpa, alla volontà divina. E perché ha preso forma umana? Potrebbe essere la domanda. E questa è la risposta data da Baba. Cosa ha detto? È venuto qui per sostenere i valori umani, Satya Dharma Shanti Prema, per portare tutto il mondo sotto un baldacchino, cioè la paternità di Dio e la fratellanza dell'uomo, e venire in soccorso dei devoti, incoraggiare le persone pie, mettere le persone sulla strada giusta. Egli ha un programma divino che deve essere adempiuto e si è adempiuto in larga misura. Questo lo scopriremo lentamente a poco a poco. E poi non ha lasciato il corpo all'improvviso, quindi comprendete, amici miei, lui cosa ha detto? La dipartita è un'uscita consapevole, egli sa quando deve andarsene. Gradualmente, a poco, ha lasciato andare il suo corpo, nessuno può forzarlo. Questo è ciò che ha detto Baba. Per vostra informazione posso dirvi cosa vi ha detto.
nei suoi discorsi. In Satya Sai Speaks, volume 4, capitolo 49, 17 dicembre 64. Io penso che sia abbastanza per tutti noi sapere come sia in grado di sbirciare nel futuro, come può entrare nel futuro e mettere in guardia tutti noi da queste minacce, da questi possibili cambiamenti. E poi, amici miei, qualcuno sostiene che Swami non ha completato la sua missione e il resto della missione che devo compiere la completerà un altro. Questo è stato dichiarato da qualcuno. Il resto della missione dovrà completarla l'altro, o no? Io non so come la gente creda a queste affermazioni. In Satya Sai Speaks, volume 3, capitolo 15, 6 luglio 1963, molto tempo fa, che cosa ha detto? Niente può fermarsi, niente può fermare il mio lavoro come avatar, nessuno può fermarmi. E inoltre nel suo discorso di compleanno, nell'anno 1968, che è il 43esimo compleanno, che cosa ha detto? Questo compito avrà successo, procederà, ciò che io deciderò, ciò che ho progettato, ciò che ho pianificato avrà successo. Non può, nessuno può fermarlo, è impossibile, non sarà rallentato. Questo è ciò che ha dichiarato in uno dei suoi discorsi del suo compleanno del 68, il 43esimo compleanno. E poi ha anche detto: io sono impegnato nel compito per il quale sono venuto, sono sempre impegnato. Swami è molto impegnato a svolgere il compito per il quale è venuto. Che cos'è questo compito? Inculcare la fede nel cammino della più alta pace spirituale. La più alta pace spirituale. Oggi non abbiamo pace. Cerchiamo di avere fiducia nella pace. Swami ci ha fornito un metodo, ci ha insegnato a vivere in pace, a vivere in beatitudine. Questo è ciò che ha detto. E poi vedete, noi devoti dovremmo essere accusati di questo detto di Swami, affermazione enfatica di Swami. Cosa ha detto? Non mi fermerò né arretrerò di un passo. Non mi fermerò né arretrerò di un passo. Non ci ripenserò, non cambierò nemmeno un singolo passo. Non mi fermerò in nessun caso. Questo è quello che ha dichiarato quel giorno. Nessuno può fermarmi. E poi ha detto, nulla mi agita. Sì, comprendete questo. La mia risoluzione deve prevalere. Il mio compito sarà realizzato. La mia missione sarà compiuta. Questo è ciò che ha detto Baba. Che affermazione enfatica. Che divina dichiarazione. Solo lui poteva dirlo. Satya Sai Speaks, volume 1, capitolo 16. 9 settembre 58, questo è ciò che ha detto, amici miei, comprendiamolo. Ora arrivo a una differente dimensione. Alcuni sostengono che egli abbia lasciato alle spalle molto lavoro. E che noi dobbiamo completare quel lavoro, molto velocemente, dovremmo accelerare il nostro lavoro, quello lasciato da lui. È un'ulteriore follia arrivata al culmine. Qualcuno dice, ha fatto solo il 20% del suo lavoro durante la sua vita ed ora il mio lavoro è di fare il restante 80% di quello che ha fatto lui. Colui che dice una cosa del genere è un pazzo. E colui che gli crede è doppiamente pazzo. Voi siete in grado di fare l'80% del suo lavoro?
quando l'avatar ha potuto realizzare solo il 20%? Ma chi gliel'ha detto? L'ha detto lui pubblicamente? Ma se lui ha detto apertamente, io continuerò, procederò, nessun ostacolo potrà fermarmi, allora come potete dire che l'80% è rimasto incompiuto? C'è qualche verità in questa affermazione? E poi è falso dire che c'è ancora molto lavoro da fare, secondo me, e il lavoro deve essere accelerato e che lo farà in questa cosiddetta forma sottile. È assolutamente falso. E inoltre il massimo della follia è che questa forma sottile farà un lavoro più grande, più velocemente di Satya Sai Baba stesso. Ah, è il culmine della propria follia, io non lo so. Non lo so. Come può essere più veloce di Baba? Beh, con quale autorità dici io adempirò la sua missione? Ma come puoi farlo? Come puoi farlo? Inoltre dicono che in tutti quegli anni nella sua forma fisica sulla Terra ha fatto molto meno di ciò che la sua forma sottile potrebbe fare. Questa è la pretesa di queste persone, impostori, falsi guru. Ma come vi aspettate? Come potete pensare che tali dichiarazioni siano state dette da Swami? Come potete valutare che io segua tali parole? Come dovrei considerarmi se credessi in tali parole, in queste false affermazioni? Devo incolpare me stesso. L'uomo che sostiene questo può avere le sue ragioni egoistiche, ma io dovrei usare il mio intelletto, dovrei usare la ragione. Quindi per favore, amici miei, esercitate il potere della discriminazione, giudicate da soli, discriminate e svegliatevi. È ora di svegliarsi, questo è quello che dobbiamo fare. E poi un'altra dichiarazione è questa: un terzo della sua missione è completata, i due terzi della sua missione non è stata completata. Questo è quello che io realizzerò. Ma cosa dice questo? Cosa dici? Solo un terzo? Due terzi lo farà in questa forma sottile? L'ha detto Baba? Per favore, comprendete questo, amici miei. Ci sono alcuni libri pubblicati con il titolo di Conversazioni con Bhagavan Sri Satyasai Baba. Volume 3, pagina 37, l'8 agosto 2001. La gente dirà: tra 3 o 4 anni potremo avviare così tante istituzioni, tra 3 o 4 anni potremo iniziare tanti ospedali, potremo iniziare così tante attività di servizio e lo faremo in 3 o 4 anni. Qualcosa come del caffè istantaneo o del cibo già pronto. Ma non è così, non è così. Il movimento spirituale di Satya Sai Baba è lento e silenzioso. È una rivoluzione spirituale. La missione di Satya Sai non è semplicemente un'attività di servizio, non è semplicemente la creazione di istituzioni. La sua missione principale è la trasformazione dell'umanità, la trasformazione dell'uomo, far sì che ogni uomo realizzi la divinità interiore, non l'istituzione di istituti, la raccolta di seguaci e la raccolta di fondi in breve tempo. Io credo, non so fino a che punto io abbia ragione, le medicine allopatiche danno immediatamente sollievo. Se prendiamo una compressa di paracetamolo, la temperatura scenderà. Beh, la mattina dopo si alzerà di nuovo. Quindi un programma rapido, i programmi rapidi vi daranno solo guadagni a breve termine, profitti a breve termine. Ma alla lunga questi espedienti, queste magie non aiuteranno. Tutto dovrebbe essere lento, con calma e costanza si raggiunge la meta. Baba crede in questo. Iniziate presto. Egli ha iniziato la sua missione fin dalla sua infanzia. Ha detto: procedete lentamente.
Quando è stata fondata la scuola Svaramma? Dopo quanti anni ha attivato, ha iniziato il college dell'Anantapur? Dopo quanti anni ha iniziato l'università di Puttaparthi? Dopo quanti anni ha iniziato il Super Speciality Hospital? Quanto tempo ha impiegato? Ha impiegato molto tempo. Perché? Perché i progetti non sono per il bene dei progetti stessi. I progetti non sono solo per una mera propaganda o pubblicità, i progetti sono le opportunità per i devoti di prenderne parte, di svolgere il loro ruolo nell'adempimento della missione divina che è lenta e costante. Egli ha iniziato la riforma e la trasformazione nel villaggio da ragazzo e da ragazzo ha iniziato a servire tutti, man mano che cresceva, iniziò a fondare le scuole. È sufficiente fare una stima. Tutte le statistiche sono disponibili. Quando è stata fondata la scuola? Quando è stato istituito il collegio? Quando è stata fondata l'università? Quando sono stati iniziati gli ospedali e il progetto idrico, quando è stato avviato, quanto tempo ha impiegato? Qual è stato il divario tra questi progetti? Perché dovrebbe impiegare molto tempo? Se puoi farlo in 3-4 anni, posso farlo in 3-4-5 anni, posso fare tutto, ma egli non lo ha fatto. Inizia presto, procedi lentamente e raggiungi la meta in sicurezza. La sua missione è lenta e graduale, lenta e graduale. Egli poteva gestire con successo la sua missione in quel modo, un cambiamento graduale e silenzioso che ha portato a tutti non solo non una sorta di ipnotismo o qualcosa del genere, non all'improvviso. Quindi comprendete per favore. Baba lo disse chiaramente in conversazioni con Bhagavan Sri Satya Sai Baba, volume 3, pagina 37, l'8 agosto 2001. Cosa ha detto? Non farò un programma rapido. Non faccio alcun programma rapido e veloce, non mi piace. Non si tratta di una campagna televisiva, questo è quello che ha detto Swami. Tutte queste cose che fate molto velocemente vi danno solo risultati temporanei. Io sto solo citando Swami, eh? I progetti che potrebbero essere completati in breve tempo vi daranno solo risultati temporanei. Temporanei risultati, potreste avere una breve pubblicità, ma che importa? Swami lo disse. Il mio lavoro è lento, ma i metodi saranno efficaci e permanenti. L'effetto di Satya Sai Baba, i passi che ha intrapreso saranno efficaci e duraturi, permanenti. Ecco perché ha costruito il suo movimento piuttosto lentamente. E poi è anche scritto, dice, riportato in conversazioni con Satya Sai Baba, volume 4, pagina 87, 1º maggio 2006, Swami ha detto questo. Penso che sia stato Hislop a chiederglielo. Swami, Radhakrishna toccò Vivekananda e ci furono cambiamenti immediati in Vivekananda. Accadrà anche adesso? La risposta di Swami, cosa ha detto? Lentamente, poco a poco, porterò un cambiamento nella vita dei devoti, non all'improvviso, ma il cambiamento che apporto è permanente. Questo è ciò che ha detto Swami. Pertanto, cercate di capire, non aspettiamoci risultati rapidi. Inoltre, nel Satya Sai Speaks volume 1, capitolo 31, 29 settembre 60, cosa ha detto molto tempo fa? Ha detto: sicuramente raggiungerò lo scopo di questo avatar.
Non ci sarà nulla come un fermarmi a metà strada, niente, nulla di niente come non essere qualcosa di non completo o non completare alcun compito, lasciare incompleto un compito. Queste sono tutte idee sbagliate, idee folli che non ha mai detto. Cioè, da una parte ha detto completerò il compito, quindi chi siete voi per dire che non l'ho completato? Chi sei tu per dirlo? Questo è sciocco. Baba ha detto questo. Sicuramente raggiungerà lo scopo di questo avatar, non dubitate. Alcune persone dubitano da sole e ci fanno dubitare, come detto Tommaso. Siete già andati fuori di testa e volete che io diventi pazzo? Che cos'è tutta questa cosa? Baba ha detto, mi prenderò il mio tempo per realizzare il mio piano. Swami ha tempo, ha il suo piano. Guardiamoci. Fu lui a decidere quando saremmo dovuti arrivare da lui. Quanto tempo saremmo dovuti rimanere nella sua dimora l'ha deciso lui. Quanti devoti dovevamo essere l'ha deciso lui, è lui che guida. Ma egli non vi lascerà in ogni caso, pertanto, amici miei, egli ha detto prendo tempo, ma certamente realizzerò il mio piano. Questo è un momento saliente. Non posso sbrigarmi solo perché voi avete fretta. Siamo sempre di fretta a prendere l'autobus, a prendere il treno, abbiamo fretta anche a raggiungere Moksha, la liberazione. La preoccupazione, l'ansia, la fretta non hanno posto qui. Swami si prende il suo tempo, vi guarderà, vi guiderà, vi porterà alla trasformazione senza avvisarvi e realizzerà ciò che vuole attraverso di voi. Attraverso voi e come ha detto non vi lascerà fino a quel momento. E Swami ha detto la mia parola non fallirà mai. La mia parola non fallirà mai. Deve accadere ciò che voglio. Tutto quello che ho detto deve accadere secondo il mio volere. Questo è ciò che ha detto Swami. Quindi sicuramente raggiungerò lo scopo di questo avatar. Per quanto vi riguarda, non posso sbrigarmi. Nel 1960 queste potenti dichiarazioni di Swami non sono sufficienti per essere convinti, non sono adeguate alla saggezza, non sono sufficienti per decidere cosa è giusto e cosa è sbagliato, qual è la verità e cos'è la falsità, qual è il falso. Queste dichiarazioni non sono abbastanza. Oggi loro dicono, non ci interessa leggere il suo messaggio, noi non vogliamo avere familiarità con i suoi insegnamenti, siamo semplicemente attratti dai suoi doni di grazia, l'anello che mi ha dato, l'orologio che mi ha dato, come il nome che ha dato mio pronipote, come ha fatto sposare mia nipote, queste cose non sono preziose, non è questa la sua missione, ci sono solo doni della sua grazia che vi spingono solo verso il sentiero spirituale. Avete dimenticato tutto questo e vi vantate di queste altre cose, colpa nostra. E poi cosa ha detto? Notate questo punto. Una volta completata la missione, gli avatar lasciano il corpo. Significa che non se ne andranno fino ad allora. Nel 2009, in Satya Sai Speaks, volume 42, ha detto, gli avatar di Rama e Krishna possono essere diversi nei nomi e nelle forme, ma il principio atmico in essi è uno solo. Hanno vissuto tutti nelle loro vesti umane fino al completamento della loro missione avatarica e una volta completato il loro compito sono scomparsi. Quindi non lasciamoci trasportare da queste false dichiarazioni. È totalmente falso che abbia lasciato il corpo a causa della sua cattiva salute. E poi sapete, Ramakrishna, Paramahansa, ha vissuto fino a quando non ha completato il suo compito. Quello era quello che è successo ed è quello che ha detto Swami. Guardate questo, in Satya Sai Speaks, volume 10, capitolo 39, 25 dicembre 70. Che cosa ha detto? Il mio corpo è come gli altri corpi.
È un'abitazione temporanea. Anche il corpo di Swami è temporaneo come i corpi di chiunque. Ma il mio potere è eterno. Il potere di Baba è eterno. È onnipresente, eterno, onnipervadente. Comincio a ripetere queste affermazioni e mi carico, mi commuovo perché nessuno nella storia umana ha rilasciato dichiarazioni del genere. Il mio potere è eterno, onnipresente, onnipervadente, eterno. Quindi non potete dire che Baba ha lasciato il suo corpo e sono responsabile di Baba. Non potete dirlo. Non potete dire farò io quello che non ha fatto prima. E ora è entrato nel mio corpo e mi ha detto di fare questo. Che cos'è questa cosa? Questa affermazione che dice il mio corpo è come il corpo di chiunque, che è temporaneo, ma il mio potere è eterno, eterno, onnipotente, onnipervadente, durevole. Quindi queste sciocche affermazioni, queste cose sciocche non devono mai essere più dette da nessuno. E poi, dopo tutto, Swami, in Satya Sai Speaks, volume 42, capitolo 5, 23 febbraio 2009, cosa ha detto? Questo corpo, o il corpo di un avatar, esiste per un certo periodo e poi si ritira secondo il suo piano d'azione. Questo è ciò che ha detto. Quando lo spirito divino incarnato nel corpo fisico raggiunge la sua dimora eterna, è una questione di gioia, non di dolore. Significa che quando mi ritirerò da questo corpo non piangete, non sentitevi tristi. Swami ha lasciato il suo corpo e allora ha lasciato il suo corpo. Siete ancora attaccati al corpo, Swami è in voi. Quindi la domanda, Swami ha lasciato, è una follia. Quindi non piangete perché vi ho lasciato fisicamente. Quindi egli è ritornato alla sorgente, la fonte, perché è ovunque in uno stato senza forma, senza nome, è disceso con un nome e una forma, poi è tornato allo stato senza nome e senza forma. È venuto dallo stato senza nome e senza forma ed è ritornato allo stato senza nome e senza forma. Dove si trova? Dappertutto, dappertutto, ovunque. La divinità esiste ovunque, ma viene in una forma umana quando decide, quando lo vuole. Quindi comprendiamo questa cosa. Quindi noi diciamo Swami se n'è andato, ma non ha alcun significato. Dove è andato? Dalla natura, da tutti e cinque gli elementi, dall'intero universo. È sempre lì, intorno a noi, sopra di noi, sotto di noi. Questo è il sentimento, la sensazione che dovremmo avere e lui stesso lo ha sempre dichiarato molte volte. E poi ha anche detto che gli avatar hanno un programma, attraversano alcune fasi. Il corso degli avatar passa invariabilmente attraverso le stesse fasi ed è lo stesso per ogni avatar in ogni momento. In conversazioni con Bhagavan Sri Satya Sai Baba, in pagina 191 e 192, per esempio, se pensate a Rama, ha avuto il primo stadio come Balakanda e poi è arrivato a Yodhya Kanda. Kanda significa capitolo. Poi è arrivato Yuddha Kanda, tutti questi Kanda sono quattro capitoli nella vita di Sri Ramachandra. In ogni capitolo il suo comportamento è sempre stato migliore, diverso. Penso di essere stato chiaro, pertanto ogni avatar passa attraverso alcune fasi.
Per esempio, nei confronti di Swami, Satya Sai Speaks, volume 1, ottobre 53, cosa ha detto? Ho attraversato tre fasi. I primi 16 anni sono stati dedicati ai giochi infantili, ai lila, giochi divini, un periodo colmo di miracoli per rendere le persone felici, far divertire le persone. Ci saranno molte persone anche oggi che hanno goduto di tutti i suoi miracoli di quei giorni. Dare, donare, perché gioia e contentezza. Tutti i suoi lila di quando era piccolo sono stati un gioco celeste durante la sua infanzia ed è stato progettato per dare gioia e pagamento a tutti. E dopo questo periodo, a 32 anni, al 32esimo anno, che cosa è accaduto? L'istruzione spirituale. Il mio compito è quello di istruirvi spiritualmente, insegnare all'umanità errante e dirigere il mondo lungo il cammino della verità, della giustizia, della pace e dell'amore. Quindi c'è passata la fase di lila, poi è arrivato lo stato successivo, lo stato di boga. Il processo dell'insegnamento, questo è ciò che ha detto Swami. Poi, in conversazioni con Sri Satya Sai Baba, pagina 191-192, volume 4, cosa ha detto? Maggio 2006, primo maggio. Invariabilmente, necessariamente, un avatar attraversa determinate fasi. Infanzia, fase giovanile, vecchiaia, e l'avatar deve affrontare queste fasi, non ha esenzioni. Ma il potere divino continua in tutte queste fasi. Ciò che ha detto, i primi 16 anni sono stati i lila, dai 45 ai 60 anni l'accento sarà posto sull'insegnamento, e dopo i 60 anni egli darà direttamente. Dopo i 60 anni, notate questa cosa, egli darà direttamente forza ulteriore alle menti delle persone che lavorano direttamente con lui. Swami è qui per guidarci, per dirigerci, per rafforzare le nostre menti. E questo è il suo lavoro dall'età di 60 anni in poi. Ora sta iniziando un momento di cambiamento, ha detto Baba quando aveva 60 anni. Proprio come quando un forte vento si alza e soffia via, che esempio meraviglioso che ha dato. Quando arriva un forte vento che soffia via la buccia, lasciando solo il suono del kernel, i chicchi di riso, le bucce saranno spazzate dal vento, il grano rimarrà. Quindi questa è la fase cruciale in cui la buccia, le persone deboli, i dubbiosi come San Tommaso, le menti confuse verranno spazzate via. Ma le persone con una forte fede, con una forte saggezza, con la forza della saggezza rimarranno con lui per sempre. Quindi notate queste cose, la dichiarazione è stata fatta nel 2006 ed è vera oggi, quanto è vera oggi. In questi tempi molti devoti si allontaneranno da Sai, lasciando solo quei devoti la cui fede è solida e forte. Quindi se ne andranno tutti quei compagni, quelle persone debole, ma i devoti la cui fede è solida e sana rimarranno con lui. Questo è ciò che ha detto Baba. Perciò, amici miei, il mio appello a tutti voi in questo discorso è di essere completamente sicuri della missione divina. Non pensiamo mai, neanche nel più selvaggio dei sogni, che abbia lasciato il corpo a causa della sua debolezza e che non abbia completato la sua missione, o che ci sia qualcun altro che la deve realizzare e che il suo processo non è veloce come lo è altrove.
In tutto questo discorso ha spiegato il motivo per cui il processo è lento, il motivo per cui se n'è andato e perché non dobbiamo essere traviati da queste mascherate, da questi imitatori, che posso anche capire tutti gli spedienti, la magia che vediamo intorno esiste perché loro sono posseduti dagli spiriti maligni. Spiriti maligni. Concludo con una preghiera a Swami dal profondo del mio cuore che non dovremo mai deviare dal sentiero che egli ha tracciato per tutti noi. Che Bhagavan vi benedica, vi ringrazio molto per il vostro tempo.